Ed ora su Radio RCS, Radio Adige TV, Radio Avis Casoria, Radio Fa Buon Sangue con Enrico e Filippo. Eccoci qua, benvenuti. Abbiamo fatto l'anteprima con l'Avis di Zelarino, ma noi dobbiamo anche salutare una serie di anni di fondazione di Avis che ci siamo ripromessi di salutare. Allora, dal 58esimo anno Avis Soragna Parma. Il presidente Pietro Coppelli. Il 55esimo anno di Avis San Severo Foggia. Era l'1 aprile del 66 il presidente Vincenzo Nischetti. Il 53esimo di Avis Berceto Parma. Il presidente è stato il 30 marzo 1968 il presidente Giacomo Zanzucchi. Il 36esimo di Avis Gemme Sizzano Novara. Gemme, ce l'hai con la Gemme. Gemme Sizzano, 29 marzo dell'85, salutiamo il presidente Alessandro Marabelli. Il 33esimo di Avis Termoli Campobasso. 39esimo Filippo, farò più grande. 33esimo. Ho detto? Te ne farò più grandi adesso le scritte. 28 marzo dell'82 presidente Pasquale Spagnolo, anzi salutiamo anche Mario Ianeri che è il presidente uscente. E poi il decimo anno, certo, dell'Avis San Buono Chieti. Il primo di aprile del 2011 il presidente Davide Cupaiolo, ma c'è anche il 61esimo anno di fondazione dell'Avis di Maro Folgarida in provincia di Trento. Il 30 marzo del 60 il presidente Riccardo Gerola. Noi li salutiamo tutti quanti.